Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z, Dokkan Battle, versione global. Poiché quest'oggi voglio togliermi uno sfizio, voglio andare a provare insieme a voi le nuovissime new entry per il nostro account global. E cioè, da un lato Vegeta Fisico Evo e dall'altro ovviamente il nostro carissimo Goku Full Power Super Saiyan di quarto livello. Ebbene, voglio andare a provare però un team che contiene al proprio interno, ok, entrambi come leader, ma Goku Evo e Vegeta Evo. Li giocheremo tra l'altro entrambi nella stessa identica rotazione, quindi giocheranno insieme, mentre dall'altra parte giocheremo Goku quarto Full Power. È un team secondo me molto molto carino questo qui, molto sfizioso. Quindi voglio provare anche l'ebbrezza di queste continue trasformazioni fra Vegeta Evo e Goku Evo, e voglio provare anche la loro sinergia man mano che si trasformano. Quindi io direi prima di tutto di partire, ci andremo a giocare insieme quest'oggi il Dokkan Event di Buan, perché comunque è probabilmente il Dokkan Event ad oggi più duraturo all'interno del Global. Piccolo tagliettino qui, con piccolo soprattutto cambio di programma, poiché volevo cercare di partire almeno con la rotazione fin dal primo momento di Vegeta e Goku insieme. E magari forse ci riusciamo, non è detto, ma forse ce la facciamo. Allora, qui abbiamo già una rotazione, tra l'altro, come potete vedere. Quindi abbiamo già la rotazione formata da Goku quarto Tech Full Power, ovviamente, e da Goku quarto STR. Piccola cosa che volevo dirvi, non so se sono riuscito a dirvi alla fine all'interno, perché sì, c'è stato un taglio praticamente. Prima vi ho detto delle cose durante la mappa, ecco. Poi dopo, ovviamente, avendo effettuato il taglio, avendo visto all'interno della missione che non mi era partita subito la rotazione bene, ho deciso di effettuare il taglio e quindi di ricominciare. Allora, cosa che volevo dirvi era: entrambe praticamente le trasformazioni di due personaggi subiranno delle fasi alterne. Partiremo probabilmente bene con le versioni Super Saiyan, ma già dal Super Saiyan di secondo livello, Super Vegeta, Super Saiyan terzo livello, Super Saiyan secondo livello, avremo un pochino di sfasamento. Perfetto, perfetto, siamo partiti alla grande. Allora, abbiamo i due personaggi, stesse condizioni praticamente a sto punto. Quindi stesso buffer in turno, ability identica. Abbiamo Vegeta con 138.231, va benissimo. 48.000 di difesa per entrambi, 48.951, quindi siamo praticamente lì. Allora, io direi che forse ci conviene difenderci sicuramente con Goku, perché ci dà più garanzie. Però allo stesso tempo, oddio caspita, qui perdiamo tanto boost però con Vegeta, attenzione. Bah, allora, sapete cosa vi dico? Io, dato che non voglio rischiare perché Buan qui ci colpisce abbastanza, allora mi vado a prendere un Rayhammer, giusto per non saper né leggere né scrivere. Vado a boostarmi Vegeta con tante orb. Perfetto. Andiamo. Caspita, non riusciamo ad andare in special però qui. Un vero peccato. Un vero 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 peccato. Quindi non riusciamo nemmeno a testare il danno. Vabbè, diciamo che non sia partita incredibilmente la missione. Però allora, 1.400.000 per il nostro Vegeta. Magari Goku ci fa il piacere che ci lancia un bel additional, così ci fa vedere cos'è che riesce a fare. E purtroppo il fatto di non essere riusciti ad andare in special già è un punto a sfavore per Goku, o meglio per i due personaggi insieme nella stessa rotazione. Perché comunque, ok, c'è sinergia fra di loro, ma non c'è tutta questa incredibile sinergia. Perché ok, si scambiano Prepared for Battle, si scambiano, va bene, Fierce Battle, qualche altro Super Saiyan, Golden Warrior, si scambiano qualche link interessante, ma nulla di eclatante. Ho fatto anche la rima. Allora, Goku quarto qui va benissimo, direi che possiamo anche resistere tranquillamente, non ci preoccupiamo in modo eccessivo. Quindi facciamo in questo modo. Goku quarto dovrebbe darci abbastanza protezione. 2.200.000. Quindi Goku quarto STR in turno con Full Power. Ovviamente scambia. Mamma mia. Ed in turno ovviamente anche con Toppo, che ci dà un bel 35%. Che signori, non è poco, credetemi, non è poco come buff. Quindi, ovviamente qui si è dato praticamente un all'incirca 30%, 60% in realtà per cento solo in questo turno di difesa aggiuntiva, se non vado errato. Yes. Più lo stacco, oddio sì, dovrebbe essere comunque un 60% in difesa. Quindi, Super Vegeta, Super Saiyan di secondo livello. Vediamo come si è messi a chi. Questa qui è la sinergia fra i due personaggi, ok? Praticamente,
scambiano all'incirca, se non vado errato, 3 chi fra di loro. Dovrebbero scambiarsi. Allora, sicuramente, vabbè, Super Saiyan per quanto riguarda il Link, il boost d'attacco, First Battle anche. Dovrebbero continuare a scambiarsi insieme. Golden Warrior sicuramente. Scambiano Prepared for Battle ancora, come potete vedere. Quindi siamo già a 3 chi. E quindi, come vi dicevo, si scambiano per l'appunto 3 chi. E dovrebbero essere finiti qui. Quindi scambiano Super Saiyan, Golden Warrior, Prepared for Battle e First Battle. Per un totale di 10 più 15 siamo a 25. Quindi dovrebbe essere sì un 25% d'attacco fra i due più 3 chi. Non male, non male sicuramente. A livello difensivo abbiamo Super Vegeta su rispetto a Goku. Però attenzione perché Goku ha la riduzione del danno, quindi riduce il danno del 22%. Quindi ci troviamo praticamente con un Goku 43.000 di difesa, un Vegeta 67.000 di difesa. Ma volendo fattorizzare in fin dei conti la difesa, ci conviene sempre di più lasciare Goku a subire danni, perché 43.000 più un 22% di riduzione del danno conviene molto di più. Quindi, allora, io direi di prenderci, yes, queste 3 orb. Poi con Vegeta ci prendiamo ovviamente sempre più orb in assoluto, in modo da boostargli anche l'attacco. Ed arriviamo, yes, come ipotizzabile ovviamente con un boost superiore per quanto riguarda l'attacco di Super Vegeta. Con Bardock, sì dai, andiamo in special, perché tanto comunque a Butenks non gli facciamo nulla. Però allo stesso tempo ci boostiamo la difesa. Quindi vediamo quanto si becca da questa specialozza. 93.000, va bene. 1.000.000 e 1 circa, 1.200.000, dai, 1.200.000. 41, vabbè, comunque ci becchiamo pochissimo. Contro il 1.400.000 di Super Vegeta con un paio di orb. Vediamo un pochino questo turno come va, eh. Ok. Buccolo, bravissimo così. Continua così, vai, facci continuare questo Dokkan Event all'infinito, perché mi stai facendo soltanto un piacere, te lo dico, carissimo mio. Bravissimo il nostro carissimo Goku, che va anche di counter. Ci speravo tantissimo. Perfetto. Allora, vediamo se ci fa partire un bel criticozzo qui Goku, che non ci dispiacerebbe sinceramente. Yes, ce lo fa partire, bravissimo, bravissimissimo. Quindi, il prossimo turno abbiamo Goku Super Saiyan di terzo livello e Vegeta Super Saiyan di secondo livello. Qui purtroppo cominciamo già a, come potete vedere, ad avere problemoni di sinergia, perché Goku qui perde Prepared for Battle, ma acquista Verina Flash. Perde, cosa perde qui? All in the Family, che non ci interessava minimamente, ed ottiene Limit Breaking Form. Quindi abbiamo perso praticamente fra i due personaggi. Sicuramente lo scambio dei 3 Link Key, perché abbiamo per entrambi, ok, Golden Warrior, quindi comunque un key se lo scambiano. Ma abbiamo perso praticamente sul conteggio totale 2 key che si scambiavano all'inizio. Abbiamo perso anche, ma nulla più, sapete, mi sa. Quindi abbiamo perso sinergia dal punto di vista proprio dei key, ok. Allora, Goku qui, Vegeta ovviamente sovrasta Goku, andiamo ad un 102.000 di difesa, mentre per quanto riguarda Goku abbiamo un 57.000 di difesa, però abbiamo la riduzione del danno del 23%. Sapete, a questo punto forse comincia a convenire di più tenere Vegeta sotto i colpi dell'avversario piuttosto che Goku, però comunque vediamo. Allora, dovremmo resistere ovviamente, vediamo un pochino Vegeta, 1.400.000, non male. Con non tantissimissime orbe in fin dei conti. Ok, Buccolo recupera la vita ovviamente. Vediamo Goku terzo, 1.200.000 contro 1.400.000. Signori, per il momento Vegeta, secondo me è un po' sopra Goku, secondo me, ma è il mio modestissimo parere. Quindi 1.600.000 per il nostro carissimo Full Power, che comunque sono danni buoni, molto molto buoni, per essere un personaggio ad ability free. Io mi rimangio tante cose che dissi in passato a questo personaggio, l'ha reso molto più giocabile. Signori, eccoli qui, i due Super Saiyan God. Qui finalmente arriviamo al punto in cui i due personaggi cominciano davvero ad avere un gran senso nell'essere giocati insieme, ok? Quindi abbiamo 45.000 per quanto riguarda Goku, ma attenzione, riduzione del danno del 24%. Per quanto riguarda Vegeta invece abbiamo
un 108.000 di difesa. Tutta sincerità, preferisco di più difendermi con Goku, sia sfruttando la riduzione del danno e sia anche la difesa comunque abbastanza. Ah, cosa ho fatto? Ho sbagliato tutto. Vabbè, non vedo dove sia il problema. Piccolo resettino e passa la paura. Insomma, allora, riprendiamo un attimino. Quindi, Goku God, 1.600.000, ovviamente ricordiamolo, difesa di non ricordo quanto, ma riduzione del danno. Bene, Vegeta 1.600.000, 1.800.000 ovviamente con Orb. Quindi in media sì, siamo sempre lì. Vegeta riesce quasi sempre a fare più danno di Goku, anzi per non dire sempre. Ovviamente dovete davvero fargli prendere uno straccio di Orb per non farlo andare in out damage rispetto a Goku, ok? Quindi, allora, ci siamo quasi, io direi di provare a non shottare questa fase. Yes. Io sono soddisfatto. È uno. Eccoli qui. Entrambi Super Saiyan Blue. Signori, dobbiamo per forza farlo. Abbiamo questa opportunità incredibile, dobbiamo farlo. 131.000 ovviamente di difesa per il nostro Vegeta, 43.000 per Goku. Ma attenzione, perché abbiamo riduzione del danno del 25%. Scambiano entrambi i personaggi in questo momento, se non vado errato, sia Godly Power che Warrior Gods. Attenzione, quindi abbiamo un 15% più 10%, siamo a 25%, più un ulteriore 15% per quanto riguarda First Battle, e siamo praticamente ad un totale 25-30-40%. Attenzione, più Super Saiyan 50%, signori. Abbiamo dei boost incredibili. Ovviamente no, Goku non ha Prepared for Battle, ma attenzione, ha Over in Flash. Quindi dal punto di vista dei Link, come potete vedere, non si è messi benissimo, ma Vegeta fortunatamente riesce ad ottenere un boost incredibile, ci ridà come vedete praticamente quasi tutta la vita. Per fortuna che non andiamo in Dokkan, per fortuna, signori, godiamoci lo spettacolo e terminiamo questo Dokkan Event incredibile. 3.300.000, direi davvero niente male per essere un personaggio free to play. Free to play, senta me, personaggio ability free. Quindi signori, io direi che a questo punto possiamo concludere qui il nostro video. Mi sono divertito tantissimo, vi dico la verità, è un team davvero molto molto divertente questo qui, e soprattutto con tutte queste trasformazioni fra i due personaggi in rotazione. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto, in tal caso mi piace, commenti, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, condividete questo video. Mi raccomando, più mi piace vedo, più contenuti del genere provo a portarvi, con confronti fra personaggi magari, e quindi noi ci diamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.